1969. Dario e il padre Salvatore Argento creano la società di produzione Seda Spettacolo. L'anno successivo debutta alla regia con L'uccello dalle piume di cristallo, il primo dei tre film che vengono definiti la trilogia degli animali. L'anno in cui gira il suo primo di sette film nella città italiana che amerà più di ogni altra, Torino. Il gatto a nove code, uscito nel 1971, consolidò la fama di Argento, affermandolo come uno dei maggiori registi di gialli in Italia. Sempre nel 1971 esce anche il suo terzo film, Quattro mosche di velluto grigio, e si conclude così la trilogia degli animali. Conosciuto anche come il film più raro di Dario Argento, poiché si dovette attendere il 2009 per l'uscita legale nel mercato home video della versione restaurata. Nel 1975, dopo la parentesi storica Le cinque giornate, unica opera del regista non appartenente ai generi giallo-horror, vi è il grande ritorno di Argento, con la regia di quello che possiamo considerare, a livello internazionale, il suo film più famoso, Profondo Rosso. Ecco qui. Come potete vedere, questo qui è un omaggio al film. Certo. Suspiria è un altro film, fotograficamente parlando, che era bellissimo da fotografare. La prima inquadratura, che lei arriva con la pioggia, sì. Carrello, macchina presa, pioveva, serviva la pioggia, pioveva. Però Dario non era contento perché voleva il temporale, l'acqua a catenella, ha messo tutta la plastica, la macchina presa, e chiamarono i pompieri. Camminavo vicino alla macchina presa, cercavo di ripararmi un po' dall'acqua, ma l'acqua non entrava qua. Però il freddo, l'umidità di quella notte non lo dimenticherò mai.
Gatto del cane, che è partito dall'Eur e poi abbiamo finito al laghetto. Ricordo anche l'immagine della mano e quanto lui volesse che la mano fosse in una direzione in cui poi sembrava molto bella. Ricciotti era il suo primo film come operatore di macchina e tu sai quanto è importante l'operatore di macchina per Dario. Noi abbiamo provato un giorno prima di girarla perché c'era tutta una serie di difficoltà e soprattutto di tempi, perché rischiavi di arrivare alla fine e non avevi più pellicola. Corri! Jennifer! Corri! Jennifer Morris e boom! Mi si stacca sta testa. Beh, Mingozzi sì, non si poteva fare un film senza di lui e li ha fatti tutti fino a Fenomena. Eh beh sì, l'attore fetice. Al 90% le storie le scriveva Dario, a volte con dei collaboratori, a volte no. Però ci doveva essere sempre una cosa che faceva Mingozzi, perché... non so, aveva pensato che era come il suo cornetto portafortuna. Guarda, in realtà io avevo fatto prima un film prodotto da Dario Argento che si chiamava Demoni, diretto da Lamberto Bava. E il film andò bene, io gli facevo il protagonista, insomma ci siamo trovati bene nella famiglia Argento. Ho scoperto un Dario più profondo quando ho avuto la fortuna di lavorare per lui anche come regista. Per il ruolo di Dora la coniglietta io mi trovavo a Torino, stavo facendo uno spettacolo con Gabriele Lavia, che in quel momento era il direttore dello Stabile di Torino, e ho saputo che c'era Dario che cercava, insomma stava facendo dei provini. Parto da quello che mi ha scritto sul copione, che ho chiesto di autografarmi e che ha fatto volentieri alla fine delle riprese, e mi ha scritto: a Diego che ho ucciso in un mio film. Dario sul set, beh, intanto è spiritoso, è divertente, ogni tanto tira fuori una battuta non banale, un po' all'inglese, ha un grandissimo spirito d'osservazione. Per cui sta attento a tutto quello che succede e tutto quello che uno sta facendo. Argento è un professionista con la P maiuscola su tutto, sul lavoro è imbattibile. È una sorta di icona, non si può non conoscere Dario Argento. Il film di Dario non è mai né un horror né un giallo, è un film di Dario Argento. Lavorare con Dario Argento è lavorare con un grande maestro. È innegabile, lui ha una tecnica e una professionalità che sono straordinarie. Sono set importanti quelli di Dario. È uscito dall'ufficio, non conta, mi ha abbracciato. Questo è Dario Argento. Comunque Dario è una persona molto spiritosa. Beh, lui con le ragazzine era fantastico. Infatti le ragazze sono sempre state molto attaccate al padre. Comunque Dario Argento è Dario Argento, il maestro dell'horror, quindi comunque per me è stato un onore lavorare con lui. Trovo che sia un bravissimo regista e molto gentile con gli attori. Dario, quando ci sono le scene di sangue, si mette paura. La villa del bambino urlante. Siamo tornati qui per terminare un lungo cammino iniziato 13 anni fa. Tour, interviste, festival, condivisioni.
circondati dall'interesse e dalla passione di quanti salutano ancora Dario Argento e Profondo Rosso come pietre miliari di un cinema che forse non esiste più.